È uscita la nuova politica di Facebook sulla musica. Vediamo un po' insieme cosa cambia e cosa invece rimane esattamente uguale. Prima di proseguire, ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Come avrai potuto notare sia dalle virgolette che dal titolo, in realtà non è che cambi granché. Però, con il nuovo avviso arrivato da Facebook recentemente, si è creato un po' il panico generale tra musicisti e anche DJ. Questo perché la comunicazione avvenuta nei termini di Facebook non è così chiara e lascia spazio a varie interpretazioni. In realtà non è che cambi granché, perché fondamentalmente ciò che non si poteva fare prima non si può fare neanche adesso. C'è però una piccola stretta delle maglie, se vogliamo, perché invece di lasciare più spazio ai creator che utilizzano la musica per i propri contenuti, in realtà questo si riduce. Ma ciò è dovuto all'evoluzione tecnologica e anche alle conseguenze del periodo di lockdown generale avvenuto in tutto il mondo. Ma entriamo nel dettaglio. Quello che è successo in questi mesi è che molti si sono dedicati allo streaming, al fare concerti in diretta e anche ai DJ set. E per chi svolgeva questo lavoro si è venuta fuori la possibilità anche di potersi far pagare, ricevere delle donazioni, delle mance. Certo, una cosa forse un pochino più all'americana che rispetto a ciò che avviene a casa nostra, però fondamentalmente ci sono tanti che sono riusciti a mantenersi attraverso le loro performance sui social. Tutto ciò ha creato alcuni problemi dal punto di vista del copyright, perché se faccio un concerto dalla mia camera e suono dei brani, a chi vanno i soldi che ricevo? Nessun problema se i brani che eseguo sono miei, sono delle composizioni originali, ma se eseguo delle cover, come faccio? Quando eseguo una serata in pubblico, in un locale, una festa, un evento, eccetera, c'è qualcuno che paga il permesso e i diritti d'autore vengono ripartiti agli autori originali dei brani. Quindi a me, se eseguo brani miei, o ai Rolling Stones, se eseguo dei brani dei Rolling Stones. In realtà tutto ciò è molto difficile da effettuare su Facebook. E allora Facebook, per tutelarsi, ha deciso di bloccare qualsiasi tipo di performance che utilizza musica di altri. In sostanza non puoi neanche realizzare delle cover, o meglio c'è tutta questa area grigia, chiamiamola così, tra il consentito e ciò che invece è vietato, perché se la tua cover è irriconoscibile in qualche modo risulta difficile anche per l'algoritmo andare a bloccare il video. Però in sostanza si può suonare musica propria sia dal vivo che nei DJ set. È invece non consentito suonare musica di altri e su questo non cambia niente, soltanto che si è un po' irrigidita la questione da parte di Facebook con dei blocchi del video e anche potenzialmente dei blocchi al profilo. Però fondamentalmente era un problema per noi DJ pubblicare un set con brani che ci piacciono, magari anche acquistati regolarmente. Lo era prima e lo sarà sempre di più, sia che tu prenda dei soldi che se non li prendi. Ne abbiamo parlato delle questioni legate al copyright, potremo anche approfondirle in live, fammi sapere se è un argomento che ti interessa. Poi c'è un altro aspetto nel quale avviene una stretta, ovvero su quella di utilizzo del materiale video con musica altrui. In sostanza, se fai un video per un'azienda o anche per raccontare le tue vacanze, non puoi né utilizzare la musica già edita né utilizzare parti di video di un videoclip o quant'altro. E questo, anche in questo aspetto, non cambia niente, perché semplicemente non sei il proprietario di quel contenuto. È un video fatto da altri nel quale altri hanno la licenza e decidono se e come utilizzarlo. Il brano che hai acquistato lo puoi ascoltare, ma non lo puoi inserire in dei contenuti tuoi. Per quello esiste la musica priva di copyright. E anche su questo
non è cambiato niente. Un'altra cosa che emerge dalla direttiva di Facebook è quella relativa alla musica inserita in un'immagine ferma. Se su YouTube è consentito mettere il proprio album inserendo nel video soltanto la copertina, su Facebook no. Questo perché Facebook non è un servizio di streaming, o almeno non lo è ancora. Se YouTube comunque ripartisce qualcosa in base alle visualizzazioni, Facebook non lo fa. E allora hanno deciso di evitare qualsiasi tipo di rischio per chi mette un brano musicale e non ci inserisce alcun video sopra. Di conseguenza, qualsiasi video che ha soltanto un'immagine viene subito riconosciuto e bloccato dal social. Questa, se vogliamo, è una novità, ma anche lì non c'è niente di strano, perché appunto sappiamo già che Facebook non è un servizio di streaming. Quello che è successo, che ha reso necessario la modifica dei termini di servizio, modifica che tra l'altro avviene in maniera piuttosto regolare. Riceviamo spesso delle notifiche da parte di Facebook e di solito non c'è niente che salta alla nostra attenzione. In questo caso, forse l'esigenza di dover specificare qualcosa che in realtà era già in essere ha fatto venire il panico un po' ovunque, ma non c'è bisogno di farsi prendere da questo. Dobbiamo sempre rendersi conto del fatto che la pubblicazione di contenuti di altri è suscettibile alle regole e le licenze più diverse. Così come in teoria non potresti neanche mettere su Facebook un video dei tuoi amici che suonano, sia live che DJ. E anche quella, se vogliamo, è una norma da sempre esistita. Non sei titolare dei diritti di un video registrato ad un concerto, perché anzi i video registrati ad un concerto non si dovrebbero fare. E così un tuo amico che suona non hai il diritto sulla musica che mette. Poi, vuol dire, ci andiamo tutti un po' sopra e chi se ne frega, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che non si può fare. E allora, aumentando, affinandosi la tecnologia, è più probabile che il tuo video venga riconosciuto e bloccato. Come fare per evitarlo? Ne abbiamo già parlato, ma lo ripeto volentieri. Utilizzare musica per lo più originale o musica molto molto particolare, perché comunque è difficile dare credito agli autori, ma se sono autori, diciamo così, sconosciuti, puoi metterli in descrizione ed è più probabile che apprezzino, al di là degli autori super conosciuti. È vero che inserendo la loro musica nei tuoi DJ set fai loro pubblicità, però molto probabilmente è una pubblicità non richiesta e soprattutto rendiamoci conto del fatto che diventa veramente molto complicato da gestire per un social che riceve così tanti contenuti ogni singolo giorno. Quindi non ti preoccupare, continua a svolgere la tua musica e anzi valuta il fatto, e metto il link qua che scorre, della possibilità di poter chiedere un piccolo sostegno ai tuoi fan nei tuoi DJ set, ma per quello Facebook non è forse il posto più adatto. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.